Eccoci collegati di nuovo con l'Arena di Pesaro per il terzo appuntamento stagionale del campionato del mondo trasversale. La partenza verrà sospesa, Guareschi alla sua prima apparizione, subito partenza anticipata, la tensione alle stelle. Ecco i piloti che si stanno di nuovo rischiarando, qualche protesta da parte di alcuni piloti che non hanno capito il motivo di questa sospensione. Ecco Valentino Rossi si è di nuovo schierato per questa, ripetiamo, terzo appuntamento stagionale. Valentino punteggio pieno dopo le prime due gare. Guareschi, speriamo che non venga allontanato alla sua prima apparizione di quest'anno dopo aver perso le prime due manche, subito una partenza anticipata, quindi per lui ecco che viene richiamato proprio dal direttore sportivo, cartellino giallo, quindi avvertimento per il parmense. Tutto pronto, la bandiera scacchi bassa, via, partiti di nuovo nell'asfalto scivoloso. Valentino all'esterno, intorno alla quarta, quinta posizione, Guareschi bene, terzo, dietro Toni Sabatani. Ecco che siamo in attesa di vedere spuntare Valentino Rossi subito dalla collina del cavatappi dell'Arena di Pesaro, subito largamente al comando di traverso con la sua Yamaha gialla e nera scacchettata. Dietro di lui Bello, Belli che fa bello di traverso con la nuova moto, Corsini in terza posizione. E a proposito di Corsini bisogna spendere due parole, il suo avversario, il diretto avversario Cardellini, per un'operazione in allenamento, se è infortunato non ci sarà. Ecco il quadrato dall'altro per il terzo passaggio, Valentino Rossi ancora davanti a tutti, sta allungando Corsini, grande, acquista con le unghie, con i denti e anche col manubrio, una bellissima seconda posizione, Morbidelli quarto, quinto Guareschi. E là contro luce, contro sole abbiamo di traverso di nuovo la Yamaha gialla, scacchi neri di Valentino che è al comando, ricordiamolo, punteggio pieno dopo le prime due prove, bellissimo, Corsini, seconda posizione, amministra un vantaggio importante, ricordiamo il suo competitor, e Cardellini è fuori, lotta per il podio, Morbidelli all'esterno, Subelli, dietro Guareschi, che anche lui è rinvenuto alla prima posizione in lotta per il podio. Max Sabatani, grande forma oggi per Motostore, che addirittura lotta per una sesta piazza, è lui qua, Doni, Tata, Pradita, davanti ad Alessandro, e chiude il gruppo, purtroppo, senza occhiali, Marcello. Si gira con la sua moto, ampio margine, ancora la moto accesa, potrebbe riuscire addirittura a riprendere il via prima dell'arrivo di un Corsini che era staccatissimo, quindi Valentino dopo la caduta ancora primo, però adesso è inseguito da Corsini che comunque pensa solo alla classifica, ricordiamo Cardellini fuori, lotta per il podio, Belli, Morbidelli manca, l'appello è Guareschi e lì potrebbe agguantare i suoi primi 16 punti. Qua intanto grande sulla sua vetusta Honda, ottima posizione per lui, seguito da Max Sabatani. Oh, siamo al quinto passaggio, Valentino è di nuovo in testa largamente dopo essere addirittura scivolato qua nel curvone, dietro di lui un Corsini che mi sembra un po' appannato fisicamente, molto, addirittura inserisce due marce all'uscita, non sta veramente rischiando niente, qua Belli con Guareschi, grande lotta, Guareschi forse chissà se sta studiando il suo avversario, ma rinviene dietro anche Morbidelli che secondo me deve aver tagliato il tracciato perché il giro seguente, il precedente, non era transitato sul traguardo. Ed è attenzione Alessandro che cerca un attacco su Doni Tata Pradita che fa fatica a condurre la sua Yamaha, e Marcello che chiude ancora oggi il gruppo di questi piloti scatenati. E siamo all'inizio del sesto giro, anzi del settimo, scusate, Valentino ampiamente al comando, ha ripreso un incredibile margine su un Corsini che, ripeto, vediamo molto in difficoltà fisicamente, la sua testa è altrove, addirittura si è girato verso le segnalazioni del box, è veramente sfinito, due marce all'uscita del curvone, Guareschi che ha guardato la terza piazza e vai Guaro, e vai che potrebbe anche mirare su Corsini, un grande Guaro che rientra nel podio. Belli ha fatto il possibile per tenere la sua moto, però ha dovuto cedere il passo al parmense, benissimo, benissimo con la sua vetusta Honda, anche lui ottima posizione. E grande Vale all'inizio dell'ultimo giro, mette di traverso la sua Honda, strisciata nel lato, ricordiamo prima la caduta, purtroppo il nostro operatore se l'è persa. A culo. Ed ecco qua, seconda piazza per Corsini, ricordiamo il suo competitor Cardellini fuori per un intervento,
infortunio in allenamento, un Corsini comunque molto provato, bella prova anche per il parmese, Guareschi subito sul podio, alla sua prima apparizione, una bella rimonta. Beh, Signoretti con la sua vetustissima Honda continua a occupare una bellissima sesta posizione, o forse addirittura anche quinta, e qua in discesa è rientrato Ratapark Villarot, che non ha preso parte alla partenza, un problema tecnico per lui sulla sua Yamaha, e dietro Belli che ha dovuto mollare. E siamo in dirittura di arrivo per Valentino Rossi, che prende per la terza volta consecutiva la bandiera a scacchi in prima posizione, 75 punti nel suo carniere davanti. Adesso stiamo aspettando un lento ma comunque efficace Corsini. E come si diceva, anche la Juve, se riporta i tre punti a Novilara, può far bene. E Corsini, grande seconda piazza. Adesso eccolo che transita sul traguardo in questo momento, guadagna 20 punti su un Cardellini assente, ricordiamo, per infortunio. E qui Guareschi, bravissimo il Gianfro, che raccoglie una terza posizione subito sul podio, dietro di lui un Morbidelli che però non appare in classifica perché ha saltato un passaggio per caduta. Gara 3, primo Valentino. Confermi? Confermo. È un'autocertificazione per me, okay, questo. Okay. Secondo Corsini. Un deludente Corsini. Cioè, deludente Corsini, allora... Corsini, quando hai visto 5 ti sei girato per dire come 5. Corsini. Poi terzo Gianfranco Guareschi, due scarti alla fine della stagione. Questa gara 3. Guaro, confermi. Purtroppo però confermo. Asterisco perché partenza anticipata. Non è vero. Allora, mi appello. Io voglio sapere chi sono i giudici di gara. Allora, dipende. Io Sanchini. Chi è? No. Basta un voto. Cioè? E chi l'ha dato il voto? Vabbè, allora, quarto dietro di te è passato lui, no, Ghito, però è saltato, no, lui giro. È saltato dietro, Ghito, con l'XL. E... ah, la fine dell'anno! Signoretti? Signoretti. Signoretti quarto. Sì. Dov'è? Mi sa che è andato a far benzina. E quindi potrebbe essere anche squalificato. Poi dietro Signoretti. Belli. Belli quinto. C'è quel gnocco di cemento. No, perché dietro Belli transitava quello di fronte, intendo. Sì, sì, poi c'è una destra, sì. Poi ritorna. Dove sta ormai, diciamo? Max Sabatari. La parte dopo quel... sta girando. No, la moto è là. Questo veloce via la pesa. No, lui è il problema è che si buca molto. Gol intatta Pradita. Bello. Poi dopo che c'è? Pradita Marcello? Sesto. No. In lotta dietro di lui c'era il figlio di Marcello. Ma guarda che mi sa che è passato l'ultimo giro. L'hanno passato. Loretta, non ti è passato davanti l'ultimo giro figlio di Marcello quando ha fatto la bandiera? Mi sa l'ultimo. No, no. Allora c'è il figlio di Marcello, poi lui. All'ultimo giro l'ha passato. Sì, eh? Scusa, mi dovresti mettere la firma qua. È arrivato il comunicato. Non vieni squalificato, però prendi mezzo punteggio. No, ma vai a cagare. No, ma vai a cagare. No, ma vai a cagare. Vabbè, ora l'abbiamo rifatta. Cioè, sei partito nettamente. No, diciamo che c'è è una pena esemplare. Voglio le immagini. Prima di firmare. Cartellino giallo è la prossima volta. E non sono le tue parole, che di te non mi fai. Allora facciamo così. Prima, perché sei partito prima? Ascolta, allora ascolta, contrattiamo, prendi il punteggio pieno, sei in gara 2, parti dietro per ultimo. No, 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 ma è. Oh, avete un altro passaggio? Allora. Finiti, Vale. Mario, d'accordo. Io parto in ultima fila solo se Corsini parte di fianco a me. Ok. Intervista d'obbligo, Valentino Rossi dopo tre prove, punteggio pieno, 75 punti, momento di panico quando ti abbiamo visto cadere, però la moto è rimasta accesa, sei stato un attimo smarrito, poi sei ripartito, avevi un ampio margine. Sì, è andata bene, soprattutto che la moto è rimasta accesa e che non ho rotto niente e sono riuscito a ripartire. Oggi non sono in formissimo, ho un po' di problemi di messa a punto,
durante le prove non siamo riusciti a trovare il bilanciamento giusto, quindi speriamo bene. Anche sono un po' fortunato perché anche Corsini oggi sembra che abbia dei problemi, penso elettronica. No, e su Corsini poi dopo lo andremo a intervistare. Si dice, leggende dicono che non siano arrivate quelle pastiglie di testosterone che ultimamente stava prendendo, quindi fisicamente grossi problemi. L'ultima domanda, una curiosità: in giro dicono che ti alleni per venire a vincere il mondiale alla cava, ti alleni con la MotoGP, è vero? No, più che mi alleno in macchina. Ah, ecco. Perché mi alleno in macchina perché secondo me serve, che è una guida molto simile a quella della cava. Quindi non è vero che andando in MotoGP si fa più forte la cava, ecco, non c'entra niente. No, ci ho provato, ma secondo me non è vero.